Siamo al secondo giorno di Pulse, The Meeting, e questa mattina abbiamo vissuto momenti molto profondi. Abbiamo cominciato con una preghiera fatta dai giovani musulmani e poi abbiamo vissuto un momento simbolico dove abbiamo piantato l'albero della pace, cui le radici sono i nostri dolori personali e che rimarrà come un segno di questa pace che vogliamo portare al mondo. Poi è venuto a parlarci Gnacchi Guerrero, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha parlato su mobbing e bullying. È stato veramente un momento molto interessante. Questo pomeriggio invece siamo stati impegnati in una serie di workshop e forum, tutte espressioni di questa pace, pace che appunto è possibile e concretizzabile in ogni contesto, culturale, sociale, politico, economico. Ci sono stati workshop sull'immigrazione, sul dialogo interreligioso, sullo sport, sull'ecologia, veramente qualunque cosa, proprio per indicare come la pace sia possibile e realizzabile lì dove ci troviamo, lì dove ci sentiamo chiamati. E che cosa ci portiamo da questo meeting? L'energia, il desiderio, la consapevolezza che questa pace è possibile e vogliamo costruirla tutti insieme già da domani, qui alla Cittadella, dove ci sarà l'evento Pulse che vedrà coinvolte più di 3.000 persone. Una giornata di testimonianze, di musica, di danza, una giornata che veramente sarà l'inizio di questa pace da vivere e realizzare tutti insieme. Change your heart, change the world. I can feel your pulse.